Sto cercando gente in cerca di guai. Mi hai visto? Con cosa mi sono fatto male alla gamba? Allora, dopo aver commesso un crimine che una volta ci sarebbe costata la galera a vita, possiamo finalmente tornare a cercare mio padre? Oh, ma guarda, c'è un aereo qui. Bello! L'abilità venditore di carne, eh? Con ogni grado di questa abilità il prezzo di ogni articolo acquistato da un venditore viene ridotto del 3%. Ok, nostro padre si trova là dentro, giusto? In quel posto circondato da super mutanti giganti, eh? Che dici, qualcuno riusciamo ad abbatterlo? Sì, direi proprio di sì. Madonna mia. È un tiro al piattello questo. È il gioco delle giostre dove spariamo le papere. Beh, non vedo perché tutto questo ben di Dio dobbiamo sprecarlo. Salve, sì, sono stato io. Qualcuno mi spiega chi e come hanno portato tutti questi tubi qua dentro? Ma salve. Oh, wow, 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 chi è? Cos'è? C'è qualcuno o qualcosa che spara prima ancora di me? Adesso la controllo io la torretta. Porca miseria. Da dove siete usciti fuori? Dovevo lasciarla attiva la torretta allora. Ah? Sei qua dentro? Sembrerebbe di no. E se lo era, sicuramente è morto. Fine della ricerca. Ma porca miseria. Non era poi così male stare dentro al Vault. No, chi voglio prendere in giro? Questo è troppo divertente. Signor presidente? Ah, degli olonastri. Ok, babbo. Ascoltiamo la voce 10. Sono andato al Vault 112 per cercare qualche documento di Brown che mi aiutasse a far funzionare questo purificatore. So solo che si trova a ovest di un posto chiamato Evergreen Mills, in un garage. Non posso perdere le sue tracce. Ci siamo vicini. Ma questa è la maledizione del progetto Purezza, no? Un'eternità di ci siamo quasi. Vediamo se Brown può aiutarci a trovare i pezzi mancanti. Ah, fantastico! Una caccia al tesoro! Era proprio quello di cui avevo bisogno, pa! Grazie! Avevo proprio bisogno di altre preoccupazioni. Grazie, padre! Meno male che abbiamo i fucili a pompa. Altre note sul progetto Purezza. Ehi, perché questo luogo è così dannatamente familiare? Ho delle vaghe visioni di questo macchinario. Che roba strana. Orca miseria quanto pesa il torso mutilato. Certo che laddove gli umani falliscono i supermutanti gioiscono, eh. Altri diari, giorni migliori, eh. Magari arriveranno. Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Ho già capito come proseguirà questa avventura. Dovremo cercare nostro padre per tutta quanta la regione, vero? E se non sarà così, poco ci manca. Dunque, padre, il Vault 112, eh. È un po' lontanino il posto dove vuoi farmi andare, papi? A quanti rottami di ferro siamo? 61, eh? Beh, tutto ciò mi ricorda un tutorial che ho visto tanto tempo fa. Com'è che funzionava? Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Un numero pari a 2 di rottami di ferro. Forte Independence. Dobbiamo ancora scoprire cosa c'è qua dentro. Questo semaforo sembra funzionante. Che cosa magnifica la tecnologia. Ops. Ah, finisce sempre così. Qualcuno non vuole che la gente entri in casa, eh? Ops. Beh, sembra... Proprio di no. Direi proprio di no. Ma a proposito di mine, non possiamo dargliene una così a Moira? Sarebbe più facile sparargli a quella torretta. Ma d'accordo. Ma guarda, ho anticipato la tua mossa. Mi dispiace, ti ho sentito arrivare molto da lontano. Un po' come quel tizio là con i vestiti invisibili. Porca miseria! I vestiti invisibili mi hanno distratto! E ora chi ride ora che sei morto? Quello là invisibile, ecco chi. Ah beh certo, tronco 0%, mi sembra giusto. E addio al vagabondo. Altre mine vaganti, tante altre mine. E una bella testolina saltata. Ah, eccolo qua. Forte Independence. Salve, vengo in pace. Non sparatemi, per favore. Testa, idiota. Arriva un predatore. Dove? Le ho già fatti fuori tutti.
So cavarmela benissimo da solo, grazie. Il predatore più stupido che conosca. Se hai intenzione di farti ammazzare, ti dispiace farlo lontano dal nostro bunker? Ma io sono non qui per commerciare. Non voglio che appesti questa fetta di paradiso. Credimi, non ho intenzione di morire tanto presto. Sì, è quello che dicono tutti. Di solito subito prima di fare un passo su una mina. Ha ragione. Per aprire il cancello come faccio? Posso? Non è che ora mi sparate, vero? Ma salve, bell'uomo con bella armatura. Silvio, sei tu! Non ti muovere. Sei una faccia nuova e noi spariamo alle facce nuove. Sì, ma sono una faccia nuova che vuole commerciare. Chieda di nuovo con il piombo. Ti interessa raccogliere tecnologia per noi? Mi interessa e come, sono qui proprio per quello. Quindi, Kasdin. Guarda chi c'è. Oh no, maledizione. Le mod hanno rovinato tutto. Ti prego, dimmi che funziona ancora. Dimmi che nonostante tutto funzioni ancora. Beh, i miei pezzi se li hai presi. E le ricompense sono aumentate. Ti prego, dimmi che ce li hai ancora nell'inventario, ti prego. Maledizione. L'avete distrutto. Avete distrutto l'umanità. Quindi, no cheat, eh? No cheat. Si fa tutto alla vecchia maniera. E io che volevo solo un sacco di soldi. Ma porca puttana. Va bene, papà, non citerò. Volevo solo farmi un sacco di tappi sulla povera gente, io. Ma guarda, altri rinnegati. Ehi, là c'è uno Yaoguai. Vi frega nulla, vero? Ah, siamo saliti di livello. A qualcosa tutti quei rottami di ferro saranno serviti, no? Mi avranno reso un cyborg. Con questo diventeremo dei veri e propri mercanti, eh? E con questo diventeremo molto più resistenti. Mi sembra una buona scelta. Aiuto! Questi sono miei di punti esperienza, vaffanculo. Beh, non sarà difficile trovare dei rottami di ferro in giro. Ho scoperto Springfield, eh? Ma la gente qui non è gialla. The Simpson. Comunque, dicevo, è facile trovare rottami di ferro. Guarda quante macchine abbandonate. Letteralmente, dei veri e propri rottami. Ah, maledizione. Mi sono perso. Questo vuol dire due cose. La prima è che se vogliamo un po' di stimpa con munizioni le diamo al paladino. La seconda è che se vogliamo i soldi dobbiamo andare a Megaton. Soldi oppure del karma. Hai rottami di ferro per caso? Certo che hai rottami di ferro. Dove diavolo dobbiamo andare? Ehi, là c'è una torre. Magari se posso salire là sopra riesco a vedere dove devo andare. Oh, c'è uno Yaoguai lì. Oppure un cane feroce. Non lo so, da questa distanza potrebbe essere tutto. È uno Yaoguai. E ora uno Yaoguai incazzato. E ora uno Yaoguai morto. Bravi, bravi. Affrontate gli Yaoguai da soli. Tipo quello là con il robot. Ma porca miseria sta gente. Ehi, prenditela con me, non con loro. Sono io il tuo avversario, scemo. Mi stai bruciando. Stupido robot. Tutto a posto? Sono Joe il riparatore. Fornitore di parti per robot in tutta la zona contaminata di DC. Beh, peccato che il tuo robot mi stava per uccidere. Sergente RL3, per essere precisi. L'orgoglio della General Atomics International. È completo di unità di personalità simulata. Quindi, oltre ad essere un'ottima protezione, sarà anche un buon compagno. È tuo per solo 1000 tappi. Beh, mi sembra alquanto strano. Vabbè, se si rialza posso anche acquistarlo. Tutto sistemato. Sergente, venga con me. Salve, comandante. Sergente RL3, soldato robot della classe degli arditi, al rapporto. Fra, andiamo. Segnale radio cinese, eh? Vai sun, vai sun. Sta dicendo vai su o vai sun? Cosa succede a quelle gambe? Ah, eccolo. Beh, non dici nulla del vestito? Ok, sergente, siamo vicini alla torre. Porca miseria, cos'è quel coso? Anti Chuck Norris numero 1? Ma che cacchio? Sergente, tenga giù le armi, per favore. Non sembra essere ostile e sembra essere molto confuso. Ehi là, ragazzone? Ok, abbiamo parlato col suo sedere. Credo sia un chiaro segnale di lasciamolo in pace. Anche nel futuro esistono ancora i meme su Chuck Norris. Pensa un po'. Ah, eccoci arrivati alla torre. Dire a te, Penny, che mi baci il culo. Abbiamo un sacco di tappi. Dannazione, fammi entrare. Ah, fantastico. Per quanto dobbiamo continuare ancora, non puoi entrare. Posso passare tutto il giorno a insultarti attraverso questo dannato affare. Sentevo. Mi scusi? Ti ho detto che Tenpenny non permetterà che degli zombie vivano qui. A chi diavolo hai detto?
Zombie. Credo che la cosa stia per andare per le brutte. Questo è certo. Per l'ultima volta, gli zombie non possono entrare. Credo che le cose stiano per peggiorare qui. Riesci a distinguere tra me e un ghoul feroce? Bene, ti farò vedere io che differenza c'è. Vedrai. Avrai quello che ti spetta. Mi scusi? Che piacere vederti. Prima di tutto, bella armatura. Cosa stai guardando? La tua armatura, bellissima. Me la vendi, per favore? Credevo di averti detto di andare al diavolo. Non sono il tizio di prima, eh. Penso che tu non sappia con chi stai parlando. Oh, pensavo che fossi quel dannato ghoul. Beh, sono ammessi solo inquilini e personale autorizzato. Ma io ho solo bisogno di salire sulla torre, niente più, eh. Buona fortuna. E se ti do 100 tappi? Forse ti troverai meglio qui di quanto pensassi. Ma per caso quel gigante lì è con voi? Buongiorno, c'è un modo per salire fino in cima? Ehi tu! Sì? Herbert Dashwood, piacere di conoscerti. Chiamami Temerario. Ciao Temerario. Chiamalo così. Certo, come no? Alcuni ghoul si sono trasferiti nei tunnel della metropolitana qua attorno. Ho cercato di spiegare ai miei inquilini che non tutti i ghoul sono mostri, ma non vogliono capire. Quelli intelligenti dovrebbero tenersi lontano dalle nostre guardie armate. Ma se il numero di quelli feroci è alto, potrebbe sopraffare la sicurezza. Beh, hai ragione. Me ne occuperò io allora. Uno spirito avventuroso come il mio. Se non fossi andato in pensione... Certo! Se non fossi andato in pensione, come no? Vieni, Gianmaria, saliamo di sopra. Il signor Tenpenny non riceve visite. No, no, ma tranquillo, sono qui solo per guardare dal balcone. D'accordo, ti faccio entrare. Ma se Tenpenny si arrabbia perché non ti stava aspettando, sono affari tuoi. Certo, certo, non ti preoccupare. Allora, il gigante è ancora là sotto. E la nostra direzione è da quella parte. Ok, triangolando dove ci troviamo, guardando la direzione del vento, togliendo che il mio compleanno è giovedì. Sì, non so dove dobbiamo andare, sergente. Ehi, tu! Sai dove cavolo è il Volt?